Siamo con Tommaso Brunetti, reduce dalla prima vittoria stagionale, quindi direi che l'avventura in A2 è partita bene. Sì, è andata bene. Partita subito tosta contro un 2-4, quindi pari classifica, però sono parecchio contento che sia andata bene, anche perché insomma siamo reduci dall'esperienza in A1 dove gli avversari sono sempre stati parecchio ingiocabili, e quindi insomma sono contento che si sia subito partito col piede giusto. Quest'anno si respira un altro spirito, anche se la squadra, a parte Viola, è più o meno la stessa, però probabilmente l'ambizione di poter risalire c'è. L'ambizione c'è, però il girone è equilibratissimo, quindi come si dice sempre può succedere di tutto e molto dipende da chi realmente schiera ogni squadra la domenica. Ci sono squadre con tanti stranieri, quindi bisogna vedere quelli che poi effettivamente verranno a giocare. Noi speriamo di avere sempre due dei nostri tre big presenti, e poi ci siamo io e Lorenzo, quindi si crea una squadra abbastanza compatta e si farà del nostro meglio per arrivare a playoff, che vuol dire l'unico modo per salvarsi direttamente. E poi da E lì provarci. ci proviamo. Vogliamo parlare con te anche un attimo dei cambiamenti che sta vivendo il Tennis Club Pistoia a livello di scuola tennis. Sappiamo che l'avventura con l'Accademia del Tennis Apuano è cessata e da quest'anno c'è un nuovo progetto, ce ne vuoi parlare? Sì, grazie. Dopo 6 anni l'Accademia Tennis Apuano, che ringrazio e con la quale io ho collaborato, ha cessato la sua attività di coordinamento del nostro settore agonistico, e con i punti fermi della nostra scuola tennis, ovvero il tecnico federale Nicola Bini e il maestro nazionale Alessandro Pacini, ci siamo coordinati per insieme a me la parte agonistica, per la quale abbiamo, diciamo, piazzato un colpo abbastanza grosso a livello di collaborazione, ovvero ci siamo assicurati la presenza di Matteo Trevisan qua stabilmente in esclusiva da noi, che aiuterà me e gli altri maestri a gestire allievi più grandi, quelli che fanno attività agonistica e che sono circa una trentina, con un gruppo di circa 7-8 seconde categorie, ragazzi, si va da ragazzi di 18-19 anni fino poi ai più piccolini che si affacciano alla preagonistica. Quindi insomma i presupposti per fare bene ci sono, la passione, la voglia di lavorare anche, si spera che il progetto vada bene. Bene, Tommaso, in bocca al lupo per la Serie A e anche per il tuo lavoro qui al Circo. Crepi, grazie mille, grazie mille.